Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Maxi Dalcase. Oggi mi trovo in zona Valle Santa, precisamente in via Romagnano Sesia 9. È un complesso di villini bifamiliari quadrifamiliari. E quello che ti presento è il villino Luce. Villino Luce perché ha una doppia esposizione est e sud, che oggi purtroppo non riusciamo a ottimizzare come impatto perché c'è questa giornata nuvolosa. Comunque, esternamente c'è questa rampa di accesso che dal muretto in giù è di proprietà, quindi dove si può tranquillamente parcheggiare una macchina e uno scooter. Un piano seminterrato che, come vedete, è praticamente quasi completamente sbancato, e ingresso pedonale. Quindi, entrando in questo ingresso pedonale, ci sono dei gradini da percorrere. Eccoci qui. Altri gradini ci portano poi all'ingresso e al portico. Però quello che voglio farvi vedere subito è questo bellissimo giardino angolare. Eccoci qua, con quest'ulivo. Chiaramente è una barbecue, insomma questo è un giardino che si può sfruttare veramente per molti mesi l'anno, ripeto, semplicemente anche perché, eccolo qua, l'esposizione è sud-est, quindi dalla mattina fino a ora di pranzo, primo pomeriggio, c'è sempre luce diretta. Queste finestre basse sono le finestre degli ambienti che troveremo dopo al piano seminterrato, che, ripeto, catastalmente seminterrato, ma parzialmente tutto quanto sbancato fuori terra. Quindi ritorniamo sopra. Ecco il portico dove si può tranquillamente mangiare, ci si può tranquillamente vivere, nonostante il giardino, appunto. Quindi magari in una giornata estiva o con quelle pioggerelle estive fastidiose, però si può sfruttare questo portico coperto. Eccolo qui. La particolarità di questa casa sta nel fatto che, nonostante sia una recente costruzione, i proprietari recentemente l'hanno completamente ristrutturata e mai abitata. Tutto quello che vedremo dentro è nuovo, partendo dal pannello fotovoltaico che ha 3 kW, che ha una garanzia alla macchina fino al 2032, quella caldaia a condensazione che fa riscaldamento e acqua calda sanitaria, e la produzione del pannello che produce acqua calda fino a 150 litri e videocitofono. E ok, siamo entrati nella casa che, ripeto, rispetto alle altre del comprensorio è stata completamente ristrutturata, perché all'origine in questo piano c'era un soggiorno con angolo cottura e una camera. Loro hanno fatto un unico ambiente giorno, che è questo qui, quindi molto più spazioso, con porta d'ingresso, appunto finestra, e una porta finestra. Ecco, qui in questo ambiente ci sono gli attacchi della cucina, con anche la cappa. Eccolo qui. Chiaramente, a seconda delle varie esigenze, chi vuole può ripristinare qui una camera da letto, facendo un soggiorno con angolo cottura più piccolino, oppure fare una cucina separata, che loro già hanno predisposto, quindi nella loro razionalità della ristrutturazione, con questa porta scorrevole, hanno ricavato qui un ambiente che può essere una lavanderia, può essere, ecco, una cucina dove hanno portato già gli attacchi, può essere uno studio e via dicendo. A completare questo piano, antibagno, comodissimo perché anche qui attacchi lavatrice, asciugatrice, e bagno, ripeto, tutto quanto nuovo, mai utilizzato. Qui c'è presente già un condizionatore, anche questo nuovo mai utilizzato, mentre sotto, dove andremo adesso, ci sarà la predisposizione. Sembra una cosa stupida, ma questa finestra dà luce a tutto il vano scala. Scendiamo, le scale sono abbastanza comode. Quindi al piano catastralmente seminterrato, che cosa troviamo? Prima cosa, sembra anche qui una stupidaggine, ma il citofono, quindi quando uno è sotto non deve necessariamente salire per aprire. Ampio disimpegno, che vi faccio vedere nelle varie angolazioni, che può essere sfruttato per un'armadiatura, un angolo PC, insomma in più modi. E poi, prima stanza da letto. Come vedete c'è un letto singolo, si può mettere tranquillamente a letto una piazza e mezza, e lì la finestra è una finestra che si apre elettricamente, quindi automatica, e lì nella parte più bassa può essere sfruttato, ecco, per un armadio. Quindi prima stanza. Seconda stanza da letto, matrimoniale, molto comoda, anche qui, come vedete c'è tutta la parte più bassa dove ci si entra tranquillamente e può essere sfruttata come cabina armadio. Anche qui la finestra elettrica. Il bagno con vasca, quindi sopra c'è la doccia, qui c'è la vasca, anche qui molto spazioso. Per esempio tutta questa parte sulla destra può essere sfruttata per una scarpiera, per dei mobiletti, per detersivi e quant'altro.
E poi c'è quest'altro ambiente che originariamente era utilizzato come box, i proprietari l'hanno completamente anche qui ristrutturato con la stessa pavimentazione di casa, può essere sfruttato appunto come box, quindi per mettere una macchina all'interno, perché è veramente un bel ambiente comodo, quindi per mettere una bella macchina all'interno, oppure se si hanno degli hobby si può sfruttare come hobby o come ulteriore camera da letto, che è la rampa che vediamo da fuori. Quindi ricapitolando, questo è il Villino Luce, ci troviamo in via Romagnano 6 Senova, zona Valle Santa. E, il villino è su due livelli, completamente ristrutturato e mai abitato, ripeto, cosa importantissima, pannello solare per la, anche per la produzione dell'acqua e pannello per la produzione dell'acqua calda fino a 150 litri, salone doppio con angolo cottura, bagno e studio barra ripostiglio barra cucina al piano terra, rilasciato, al piano seminterrato. Attualmente sono tre ambienti comodi, un bagno e tutto quanto il portico che abbiamo visto fuori, che adesso vi riporto a vedere, questo portico qui, e il giardino. Quindi se pensate che possa essere la casa che fa per voi, non esitate a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.